Protesta ieri mattina, domenica 30 settembre, a Venaria Reale del Comitato Spontaneo Parco delle Foibe, un gruppo di residenti che si è unito per manifestare il proprio dissenso circa il progetto comunale del biofrutteto condiviso, il quale dovrà nascere nell'area al posto del previsto giardino. La protesta spontanea dei cittadini che abitano in zona nasce dal fatto che quando siamo venuti a abitare qua, in quest'area avrebbe dovuto sorgere un giardino. Dopo 10 anni del giardino se ne è persa la traccia e scopriamo che il comune ha avallato un progetto di allestimento di un'area adibita a biofrutteto. A questo punto chiediamo all'amministrazione di rispondere ad alcune osservazioni in merito al fatto che in effetti non c'è più il giardino e noi risulterebbe che abbiamo pagato gli oneri di urbanizzazione, compreso il giardino. Quindi qualche soldo l'abbiamo speso per la realizzazione del giardino. In secondo luogo chiediamo all'amministrazione cosa ci può rispondere in termini di sicurezza dell'area, in termini di igiene dell'area, perché con un biofrutteto ci aspettiamo che i frutti caschino per terra, insomma. Che ci sia un po'. E in più chiediamo assicurazioni circa a quello che riteniamo che ci sarà una proliferazione di insetti nell'area. E di queste cose qua speriamo che l'amministrazione possa accogliere un gruppo di noi perlomeno a parlare e a dare delle risposte. In questa mattinata abbiamo raccolto delle firme spontanee di tutti i cittadini e per il momento ne abbiamo raccolte una settantina. Ma che continuerà? La raccolta continuerà, qualche cittadino ovviamente era sprovvisto di documento e passerà successivamente a porre la firma in modo tale da poter scrivere anche il numero del documento. E a settembre trovo la porta.